Ragazzi, chi ha portato il pacchetto oggi? Io no, non lo devo portare, Armando. Io? No, l'ho portato già la settimana scorsa. Sono riuscito a farlo sparire dalla tasca della giacca di mio padre. Ah, non guardate me. Io l'ho portato 15 giorni fa e mi è costato pure 2 mesi di punizione e 5 mesi di paghetta. Che ne dite? Non ho pagato abbastanza. Perché vi guardate? Anch'io l'ho portato, non vi ricordate? L'ho preso da me di mio padre e mi sono sentito proprio un verme. Ci ho pensato io, come fareste senza di me? Dobbiamo allargare il giro, dobbiamo trovare qualcuno che si unisca a noi. Ragazzi, sta arrivando Andrea, che ne dite? Sì, sì, Andrea è perfetto, lui non sa dire di no. Ciao Andrea, come va? Ciao, sono tutto a posto. Ciao Andrea, Simone. Ciao. Ciao Andrea. Noi stavamo per fumarci una sigaretta, ti unisci a noi? Andrea, la professoressa ha detto di tornare subito in classe, si è incazzata tantissimo. Ah. Ha detto sono Antonio di mettere a nudo. Ok. Ok, ciao Andrea. Ciao Marco. Ciao Andrea. Per fortuna tanta prof. Ciao Pio. Ciao. Ciao Andrea. Ricorda, il fumo uccide. Sì, come no. Prima o poi te ne pentirai. Allora guarda questa immagine. Ecco come diventeranno i tuoi polmoni se comincerai a fumare. Ma io voglio provare una volta sola. Certo, prova, così renderai felice lo Stato 2 volte. Una volta con l'accise e la seconda che si risparmieranno una pensione. Ma una sigaretta non potrà farmi così male. 1, 2, 3, poi diventeranno 4. Ti vuoi proprio puntare una pistola alla testa? No, non ci cascherò. Il fumo dà dipendenza. Per te diventerà una palla al piede. Così, fai vedere qui la sigaretta, fai vedere la sigaretta. Qua vedi, così, così. Ti ricordi che cosa ci ha insegnato Immanuel Kant? No. Ah, sì, ricordo, uscire dallo stato di minorità. Andrea, Andrea, devi andare a scuola? Ok, una per te. Grazie. Una per te. Grazie. Una per te. Grazie. Una per te. Tieni più. Grazie. E questa è per Andrea. No, grazie. C'hai paura. C'hai paura. C'hai paura. La paura non c'entra, io dico no al fumo. E voi? Liberate il destino. Raga, sapete che Ale mi ha detto che sono super con la sigaretta in mano? Sì, lo sapevo. Già, sembriamo proprio donne, altro che ragazzine. Sì, sì, ma oggi chi ha portato il pacchetto? Ci ho pensato io. Mamma ne ha sempre 2 o 3 in borsa e non si accorgerà mai del piccolo furto. Eh già, proprio brave le nostre mamme, ci rendono la vita facile. Se mamma lo sapesse mi spezzerebbe le gambe. Ma io sono furba, ho sempre un deodorante e delle gomme da masticare con me. Comunque ragazze, dobbiamo allargare il giro, così riusciremo a coprire tutta la settimana. Sta arrivando Martina, che ne dite? Ok, ci penso io. E che fai di bello Martina? Stiamo facendo una prova in balsi, che pizza. Ti capisco, rilassati con questa. Martina, stiamo facendo in balsi, lo sai che è una prova a tempo, dai muoviti. Domani mattina alle 10. Ehi, signorina perfettina, cosa hai intenzione di fare? Io? Niente. Sì, come no, tu che non sai cosa fare, dimmi la verità, tu hai già deciso di fare colpo su Semi, magari offrendogli una sigaretta. No, sì, non lo so. Senti, bella, guarda che fine farebbero i tuoi denti e guarda la tua pelle così liscia e luminosa. E poi proprio tu, che vuoi tanto blaterando di essere libera, anticonformista, e poi decidi di omologarti alla massa solo per piacere a un ragazzo.
No, non è così. Ora basta. Ragazzi, stai rondando a Marti una puntualissima. Meglio darsi appuntamento così nessuno ci darà fastidio. Per fortuna siamo di classi diverse e non daremo nell'occhio. Bene, fuori il pacchetto. Ecco, una a te. Una a te. Una a te. E una a Martina. Libera. E voi lo siete? Siete cosa? Libere. Sì. Ecco, voi non conoscete neanche il motivo per cui avete cominciato a fumare. Fate come me, fumo. No, grazie. Liberiamo il respiro!